Sono con Emanuele Arielli, docente di estetica e percezione all'Università di Venezia. Ha da poco pubblicato un libro scritto con Paolo Bottazzini dal titolo Idee virali, perché i pensieri si diffondono. Buongiorno. Buongiorno a lei. Estetica e percezione. In poche parole, di cosa si occupa il suo corso? Dunque, generalmente io introduco il corso facendo sempre la battuta che quando le persone pensano a estetica, pensano all'estetista, alla cura delle unghie, alla manicure, al trucco nei centri di bellezza. Ed è ovviamente non è questa la disciplina che io insegno, però c'è un collegamento, nel senso che si occupa del problema dell'arte, della bellezza. E questo poi è ancora una definizione generica di estetica, ovvero l'idea che l'estetica sia una disciplina che si occupa solamente del bello e poi di quel tipo particolare di bellezza che è la bellezza artistica. Ma come disciplina nasce nel Settecento come idea di un sapere che non è semplicemente solo quello scientifico, intellettuale, ma anche quello legato ai nostri sensi, cioè la conoscenza che noi abbiamo attraverso i nostri canali percettivi, non solamente in senso biologico, sensoriale, ovvero ottico, piuttosto che legato alla fisiologia dei nostri sensi, ma anche come questa esperienza sensoriale sia legata alle nostre reazioni emozionali, al nostro immaginario, al mondo simbolico, e quindi poi a sua volta si riallaccia al discorso dell'arte, del bello, perché ovviamente noi non abbiamo arte e bellezza se non attraverso i nostri sensi. Però è una disciplina molto ampia, che non riguarda semplicemente la dimensione dell'artistico, ma in generale di tutto ciò che ha a vedere con la comunicazione che passa attraverso la sensibilità. Da dove nasce l'idea del nuovo libro, Idee virali? Beh, in parte perché io anche personalmente per formazione ho attraversato diversi interessi e mi considero interdisciplinare in un certo senso, cioè ho lavorato a contatto. Ho studiato filosofia, però poi mi sono specializzato con psicologi, con teorici della comunicazione, del linguaggio. Io considero queste discipline come strettamente collegate, cioè il problema della comunicazione con quello del funzionamento del nostro apparato cognitivo e percettivo e poi anche nello specifico con l'estetica. E il problema del contagio delle idee era già stato affrontato da me in uno dei primi lavori che feci ormai 20 anni fa sul problema del conflitto tra culture. Avevo scritto un lavoro con un mio collega di Firenze sul problema della conflittualità culturale e il punto che era emerso erano gli studi su come le culture entrano in contatto e in conflitto tra di loro attraverso meccanismi di espansione quasi epidemiologica. Ed era un tema che ho lasciato in sospeso, però tornava sempre occupandomi di comunicazione, occupandomi anche di come la mente viene persuasa da contenuti, da slogan, da immagini, e come anche immagini, per esempio, possono essere anche immagini visive, pubblicità, opere d'arte, slogan possono fare presa sulla nostra mente. E quindi questi sono meccanismi che toccano sia l'estetica, a mio parere, sia la psicologia attorno a questo problema della viralità. La viralità nasce dall'istinto ad imitare o ad emulare proprio della specie umana. Quando si usano queste due parole, però, lo si fa spesso con un'accezione negativa. Si pensa subito all'azione del branco, alla distruzione della propria individualità. E questo in parte è vero. Ma allo stesso tempo sono proprio questi meccanismi che aiutano la diffusione delle grandi invenzioni, come la ruota o le idee di libertà. La situazione è più complessa di quello che sembra, giusto? Assolutamente sì, anche perché se non avessimo l'emulazione o l'imitazione non avremmo forme di apprendimento in generale, sia negli esseri umani sia nel mondo animale, cioè avremmo semplicemente organismi che seguono la loro programmazione genetica e individualmente reagiscono all'ambiente senza però acquisire conoscenze, competenze o esperienze di altri individui. Per cui la nascita della capacità di guardare gli altri e imitarli o emularli o comunque essere influenzati dal comportamento altrui è la radice poi del comportamento sociale negli animali prima e poi negli esseri umani, ovvero comportamenti coordinati, organizzati, comportamenti di gruppo in cui gli individui si organizzano per agire in sintonia, nascono nel momento in cui c'è la possibilità di imitare gli altri.
E questo può essere, come dire, sia a livello elementare, come può essere la semplice reazione non meditata, non intenzionale di un organismo non complesso, come poi faccio l'esempio del branco di pesci mare, che si muove all'unisono e sfugge al predatore nel momento in cui questo si avvicina, non perché il singolo organismo, il singolo pesce si rende conto del pericolo, ma semplicemente perché guarda quello che fanno gli altri, questi guizzano in una direzione, probabilmente perché c'è un pericolo, e lui fa lo stesso. Ed è un meccanismo basilare, non è complesso, intellettualmente meditato. Però da questi fenomeni si arriva anche a fenomeni, anche sempre anche rimanendo nel mondo animale, più complessi di apprendimento imitativo in cui il singolo individuo non deve verificare sulla propria pelle se certi comportamenti, se per esempio mangiare un certo cibo o andare in un certo luogo dell'ambiente diano un vantaggio, siano pericolosi, ma può farlo guardando il risultato di questi comportamenti da altri. Quindi ogni singolo individuo non deve ogni volta in prima persona provare se un comportamento è vantaggioso o svantaggioso, rischiando ogni volta, ma può prendere, far tesoro degli esperimenti, delle esperienze altrui. E questo poi negli esseri umani ha raggiunto un livello di ulteriore complessità con la nascita del linguaggio. Abbiamo visto i risvolti positivi ora, una società che si organizza, ma nell'inclinazione umana di imitare ed emulare risiede anche la fonte del rischio di essere manipolati. Sì, assolutamente sì, e in parte è il punto su cui noi ci focalizziamo, guardando anche tutte le ricerche sull'imitazione, sociale, gli studi di fine 800, inizio 900, per esempio, di Gabriel Tarte, fino ad arrivare a tutte le ricerche sulla propaganda e poi tutto il dibattito contemporaneo sulla manipolazione attraverso i media digitali. È un'arma a doppio taglio, nel senso che noi in una società complessa non possiamo che affidarci anche a ciò che gli altri ci dicono o comunque al comportamento altrui che noi prendiamo come modello, perché non siamo in grado di valutare sempre le informazioni e di provare determinate scelte in prima persona singolarmente. Cioè, la nostra società è troppo complessa per richiedere a ogni singolo individuo ogni volta di provare in prima persona quale comportamento sia corretto piuttosto che scorretto. Quindi siamo inevitabilmente programmati, questo è un elemento positivo, a seguire gli altri, in questo senso imitarli, anche a prendere dei modelli di comportamento. Questo però espone anche il rischio di un effetto gregge, comunque un comportamento imitativo non critico che può rivelarsi poi anche controproducente. Il mondo digitale, i social media in particolare, hanno introdotto un ulteriore fattore. La direzione della nostra attenzione è spesso guidata da un algoritmo. Questo che cambiamenti porta? Sì, in parte da algoritmi che sono determinati dalle piattaforme dei social network come Facebook e altri, in parte anche dal comportamento stesso delle persone, per cui i social media hanno democratizzato certamente la possibilità di attirare e indirizzare l'attenzione, permettendo a ognuno di esprimersi e di costruirsi un proprio seguito. Quindi è una integrazione, un mix tra la dimensione umana, con questa democratizzazione da un lato e dall'altro un'automatizzazione dei flussi di comunicazione che non sempre sono trasparenti, nel senso che un network sociale come Facebook, fino adesso perlomeno, si è rivelato neutrale di fronte ai contenuti, semplicemente ha seguito meccanismi di suggerimento, comunque di indirizzamento dell'attenzione, con l'obiettivo di aumentare il traffico, di aumentare la permanenza della persona sulla piattaforma. E con conseguenze non previste anche certe volte, di cui poi si sta discutendo anche in questo periodo, perché effettivamente l'aumento anche di intensità della comunicazione tra soggetti e mediati anche attraverso meccanismi di tipo algoritmico, porta a una intensificazione anche di fenomeni di cascata dell'informazione, di polarizzazione in certi casi, problemi anche legati al dibattito pubblico. Ha parlato di democratizzazione e polarizzazione. Quando si sente la parola democrazia in qualsiasi sua declinazione, si è subito ottimisti. In che modo la democratizzazione può invece essere un pericolo, creando delle verità estremizzate e pericolosamente isolate dal confronto con gli altri? Sì, il dibattito che c'è da qualche anno,
ruota attorno a questo concetto formulato da Elie Pariser della bolla dei filtri. Questo concetto riassume l'idea che l'apertura comunicativa, dove tutti riescono a interagire con tutti gli altri, sia un'illusione, perché in realtà alla fine noi tendiamo, anche in virtù di questo meccanismo selettivo di cui non siamo consapevoli dell'algoritmo, a entrare in contatto e ad esporci a contenuti che sono conformi ai nostri atteggiamenti, alle nostre visioni del mondo. Diciamo in un certo senso andiamo a cercare, ci viene anche presentato quello che vogliamo vedere ed ascoltare. Da un lato sì, perlomeno questo è un'ipotesi formulata attorno a questo concetto di bolla dei filtri. Poi ci sono anche altre ricerche più contemporanee che relativizzano il fatto che noi siamo veramente così permeabili a gruppi e posizioni estranei dal nostro punto di vista. E io sono anche più, come dire, più su questo versante, ovvero sì, esiste una tendenza naturale delle persone a chiudersi dentro una comunità di persone che la pensano come me, e l'algoritmo tende poi a indirizzarmi verso questi articoli, contenuti, post di altri che la pensano come me, però non è che siamo completamente incoscienti, inconsapevoli delle posizioni alternative. Cioè, lo vedo anche in questi giorni, seguendo anche sia su Facebook sia su Twitter il dibattito adesso sulla formazione del governo, ed è anche molto interessante vedere le espressioni di chi ha una posizione diametralmente opposta alla mia personale. E non è che io ne sia inconsapevole, anzi ho quasi un interesse maggiore, perché tanto quello che le persone che la pensano con me so cosa dicono, quindi sono spesso interessato a vedere il tipo di atteggiamento e comportamento della controparte. Quindi l'idea che ci chiudiamo completamente in una bolla impermeabile e non guardiamo le informazioni degli altri non è completamente vera, però forse è vero che questo nostro ricercare delle conferme delle nostre posizioni, anche se non ci chiude a livello di informazione rispetto alle informazioni alternative, però ci chiude su un piano di atteggiamenti, forse di valore emozionali, radicalizzandoci. Cioè la tendenza del web non è tanto quello di creare delle barriere di informazione, lì effettivamente c'è una permeabilità molto alta, ma quella comunque di creare un'escalation anche emozionale di prese di posizioni contrapposte. Quindi quello che è apparentemente uno scambio di opinioni diventa un dialogo tra sordi, dove è facile che si cada, per esempio, anche su Twitter, sull'insulto, su questo dato anche da un mezzo che non ti permette di articolare troppo con messaggi molto lunghi le tue posizioni. E quindi il problema è che questo mezzo tende a radicalizzare su un piano forse più affettivo, emozionale, non tanto a radicalizzare, chiudere in comparti stagni sul piano dell'informazione. Quello non credo, cioè noi riusciamo a leggere tutte le informazioni. Posso su un tab del mio browser avere aperta, non so, la Repubblica, e un altro tab avere aperto il giornale, quindi due testate con posizioni molto diverse, e posso curiosare e guardare quali sono le posizioni. Quindi non c'è una barriera, un filtro, una bolla che mi chiude da questo punto di vista, però sicuramente questa intensità dei messaggi crea in me anche un salire di una certa tendenza a radicalizzare le mie stesse posizioni e forse anche quindi a prendere a posizioni estreme. Esistono due principali prospettive sui social media. Da un lato chi li ritiene come una rivoluzione totale, da un altro lato chi invece li inquadra come un semplice potenziamento di qualcosa che già era lì. Peter Thiel, se ne parla nel suo libro, è il fondatore di PayPal e tra i primi investitori di successo in Facebook. Lui stesso spiega come i social hanno a che fare soprattutto con la nostra stessa natura. In che modo i social network sono uno specchio, una lente di ingrandimento dell'animo umano? Beh, il successo di queste piattaforme internet, prima ancora dei social, anche di altre piattaforme legate al commercio, ad esempio, è che loro fanno leva su bisogni e istinti umani e hanno successo quando riescono a creare un servizio che ci porti quasi a legarci ad essi in modo di dipendente, cioè si crea quasi una sorta di circolo di dipendenza in cui non possiamo fare a meno di essere collegati, a guardare, a curiosare. E spesso fa leva su istinti umani basilari. Molto interessante un post, come dire, un cosiddetto meme che circola spesso. Scusi l'interruzione, ci può spiegare cos'è un meme e cosa c'entra con internet? Originariamente il meme aveva una concezione più scientifica ed era più legata all'idea di contenuti culturali che come dei
come dei virus, appunto, come dei geni, si diffondono molto rapidamente tra le menti. E quindi c'era l'idea che si potesse descrivere la cultura con lo stesso modello con cui noi descriviamo i geni nel mondo biologico, cioè la cultura fatta di unità di pensiero, di idee, cosiddetti memi, che hanno successo, quindi si diffondono di più nella popolazione rispetto ad altre. Più recentemente ha più assunto questa accezione legata a internet di contenuto divertente, appunto legato a un'immagine singola, molto stringata e satirica. E qual era il messaggio del meme di cui ci parlava? Questo meme descriveva i classici peccati capitali e attribuiva a ognuno di questi vizi una piattaforma, che poteva essere, non so, Tinder per la lussuria, Instagram per la vanità, Twitter per la rabbia, perché è una tipica piattaforma dove la gente poi si scanna, ovviamente, Facebook per l'invidia, perché la gente sta a guardare anche silenziosamente l'apparente vita bella e ricca di esperienze degli altri. E così via. Quindi riusciva praticamente a trovare per ogni social oggi abbastanza dominante un collegamento. E al di là dello scherzo, effettivamente c'era stato diversi anni fa questa indagine nella Silicon Valley che effettivamente per cercare di trovare e escogitare nuovi prodotti, nuovi servizi su internet che avessero successo, bisogna fare leva su quelli che sono gli istinti e quindi in parte anche queste tendenze legate ai vizi capitali degli esseri umani. Quindi se riesco a trovare un prodotto che in qualche modo fa leva e alimenta questa mia tendenza spontanea, che può appunto cadere nell'eccesso e diventare un vizio, allora ho un prodotto di successo. Perché la gente ci tornerà senza neanche troppi sensi di colpa, in quanto è offerto poi dal mercato. E Peter Thiel ha individuato anche nei suoi studi, diciamo, più teorici, anche filosofici. Lui ha studiato a Stanford con un famoso filosofo antropologo francese, René Girard, che sviluppò un modello del comportamento umano anch'esso basato sull'imitazione, sulla mimesis. E Peter Thiel fu ispirato da queste lezioni di Girard che dicevano che l'animo umano è sostanzialmente mimetico, imitativo in tutti i suoi meccanismi basilari, quindi anche l'invidia, l'aspirazione verso lo status degli altri, la rabbia, il senso di competizione, tutti si basano su meccanismi mimetici, cioè imitativi. E secondo Peter Thiel questa lezione gli servì per capire prima di altri poi il potenziale che c'era in Facebook, che ai tempi era un progetto da dormitorio studentesco. Infatti fu il primo poi a dare l'investimento decisivo per la startup di Zuckerberg. Rimane da scoprire dove nasce un'idea e soprattutto cosa la fa diffondere o meno. Ci sono due possibilità principali. Da una parte la teoria della legge dei pochi, che sottolinea la forza e il ruolo di persone particolari all'interno del sistema. Dall'altra parte c'è invece chi sottolinea il ruolo della temperie storica nel determinare gli avvenimenti. Insomma, è Hitler ad aver creato il nazismo o è stato semplicemente l'avatar della Germania degli anni 30? La verità forse è nel mezzo. Ma io penso che, come di solito avviene in questi fenomeni complessi, la spiegazione è multifattoriale, cioè ci sono più cause, e quindi concorrono sia i fattori di individui, questi pochi, che si trovano nel posto giusto, nel momento giusto e che hanno un potenziale di influenza non indifferente, ma anche contemporaneamente condizioni del contesto sociale, del momento storico, che permettono a questi individui di avere un'influenza fuori dal comune. Diciamo che potremmo dire che quotidianamente probabilmente sì, ci sono individui che hanno questo potenziale, ma per fortuna o per sfortuna, poi dipende anche dal tipo di fenomeno che scatenano, non si manifestano perché non sono, diciamo, inseriti nel momento giusto, nel contesto giusto. Così come ci sono forse contesti che sono maturi, ma che non si sviluppano in maniera così drammatica come nel caso del nazismo, perché forse manca la scintilla di una figura che riesce in qualche maniera a catalizzare queste tendenze. E quindi si può studiare i fenomeni da tutti e due i punti di vista. Le teorie che dicono sono solamente dei pochi, quelli che oggi chiamiamo anche un po' influencer, ad esempio, persone chiavi che sono ben connesse nelle reti sociali, nei media, sono quelli che riescono poi a creare fenomeni di contagio o anche di consenso molto ampio. Vedere solamente questo meccanismo come esclusivo, cioè la presenza di individui eccezionali nel bene e nel male, è limitante. Bisogna anche studiare come, all'interno di quale contesto sociale questi agiscono. Uno dei esponenti di questa teoria della legge dei pochi è Malcolm Gladwell, che scrisse nel 2000 un
famoso libro, Il punto critico, un divulgatore scientifico che però ebbe molto successo e popolarizzò anche queste idee, lui sosteneva che effettivamente per lo più si tratta di pochi individui ben connessi che permettono di un'idea di innovazione, un prodotto, di diffondersi molto rapidamente e avere successo. Però poi successivamente altre ricerche hanno fatto vedere come non sia sempre così. E per esempio un altro studioso, Duncan Watts, meno conosciuto ma più rigoroso, forse più scientifico, più scienziato, che ha studiato in maniera quantitativa anche questi fenomeni, ha fatto vedere come in molti casi questi individui cruciali, questi influenzatori, non riescono a generare dei fenomeni di diffusione, di successo di idee o di prodotti, perché non si trovano nel momento giusto all'interno di una connessione o un sostrato, diciamo, favorevole. Qui lui fa il paragone, a mio parere molto azzeccato, del fatto che non è tanto la scintilla, la qualità, le caratteristiche della scintilla, e per scintilla intende la persona che magari riesce a scatenare un'idea, a essere determinante, per esempio, nel creare, nello scatenare un incendio in un bosco, ma conta dove questa scintilla si trova, cioè se si trova all'interno di un punto del bosco dove ci sono rami molto secchi, molto connessi tra di loro, densi, allora sì, una scintilla può creare un incendio, qualsiasi scintilla probabilmente può crearla. E quindi Watts ha più la prospettiva di dire è più importante studiare la struttura delle reti, oggi soprattutto le reti digitali, per analizzare i fenomeni di contagio. Però sono veri tutti e due, sono due aspetti, due lati di un fenomeno complesso. Il quadro che ne esce fuori può far paura. Ci si sente quasi derubati della propria individualità, della nostra identità. Che sia un influencer, che sia la società e il tempo in cui viviamo, viene da chiedersi, come poi fa un capitolo del vostro libro, di chi sono le idee che penso? Cosa resta così della nostra identità? Della nostra capacità di scegliere, della responsabilità delle proprie azioni. Certo, da qui si tocca un tema che è molto filosofico, riguardante il rapporto tra una visione deterministica di ciò che influenza i nostri comportamenti, che possono essere la società, l'ambiente, la nostra educazione, i nostri geni, e l'idea della libertà, del libero arbitrio, della scelta autonoma e individuale. Un problema che la filosofia affronta da sempre, su cui però non è arrivata a una soluzione definitiva. Quello che sarei tentato di dire è che c'è un'esigenza necessaria nella nostra cultura dell'idea di soggetto autonomo, ovvero abbiamo bisogno dell'idea di responsabilità, di soggetto autonomo, perché su questo si basa l'impianto della nostra società, della nostra anche idea di noi stessi come individui, come esseri umani. Questo al di là del fatto poi se i nostri comportamenti siano, come di fatto sono, influenzati da meccanismi sociali, da meccanismi e principi anche inconsci. Se uno analizzasse le nostre scelte anche da un punto di vista strettamente biologico, vedremmo che tutto è prodotto di connessioni biochimiche, neuronali, relazioni con un ambiente che ci influenza, e guardandolo da questa prospettiva non esisterebbe quello che è l'individuo autonomo che sceglie. Però questo è come dire un errore di livello di spiegazione, cioè vado troppo a fondo nei meccanismi basilari per cercare di spiegare qualcosa che è più complesso, che emerge nella nostra percezione dell'idea di individuo, cioè non vedo necessariamente una contrapposizione tra l'idea che noi siamo influenzati da tanti fattori e la necessità comunque però sempre di tornare a un'idea di responsabilità, ovvero io sono consapevole del fatto che le mie decisioni sono prodotto di tante influenze, per esempio l'influenza dell'educazione dei miei genitori, dell'ambiente in cui sono cresciuto, della mia indole, forse anche, come dire, che ho dalla nascita, al carattere, e da tanti altri fattori, la pubblicità, la propaganda, che mi hanno influenzato nel corso del tempo. Questo però non mi deve sottrarre dall'idea che comunque devo fare lo sforzo di ragionare sulle mie idee, eventualmente cercare anche di scavare dentro di me per cercare di capire se sono arrivato a certe idee, a certe posizioni a causa di influenze. Posso anche ammettere di essere stato influenzato, per esempio, non so, certi valori etici dati dall'insegnamento dei miei genitori, però poi il punto è, io posso prendere opposizione, ovvero d'accordo, no? La società, l'educazione mi hanno influenzato, la mia natura mi influenza, però io posso poi guardare con uno sguardo dall'altro questo e decidere, no? Questo mi sta bene, corrisponde a quello che io sento e vedo come individuo autonomo, e quindi a quel punto mi costruisco come soggetto individuale e autonomo. E forse è proprio qui la possibilità del cambiamento, sia individuale che sociale. Anche se fortemente determinati da ciò che incontriamo nel mondo, rimane nelle nostre mani la libertà delle nostre scelte. In un altro suo libro, scritto da solo questa volta, che si chiama Farsi Piacere, mostra come sia possibile automodificare i propri gusti.
Veramente possiamo scegliere cosa ci piace e come? È molto difficile e diciamo che non do una risposta definitiva in quel libro. L'idea di base è che c'è un valore nell'auto-osservarsi e quindi anche nel mettere in discussione anche quelli che sono i principi che ci costituiscono e che determinano la nostra identità. Cioè quello che io considero come i miei valori di base, le mie preferenze, poi nel caso specifico anche i miei gusti. Non che io debba per forza cambiarli, modificarli, perché altrimenti sarei di nuovo vittima di una imposizione in cui devo cambiare i miei gusti. Ma l'importante è quello di avere sempre questo sguardo riflessivo in cui cerco di vedere, no, perché ho queste tendenze, queste preferenze, perché ho questi valori. E se individuo delle problematicità, allora posso cercare di lavorare su di essi. Faccio un esempio banale, quotidiano, perché poi mi soffermo anche molto sui gusti quotidiani in quel libro. Una persona può osservare il proprio comportamento alimentare e vedere che si nutre male, ad esempio, questo gli fa male. E quindi, auto-osservandosi, vede che lui ha certe preferenze alimentari che sono parte della sua persona, che vorrebbe non avere, quindi a un certo punto comincia a sviluppare il desiderio di cambiare i miei gusti. Ed è come dire, un passo di crescita perché osservo me stesso e auto-osservandomi cerco di vedere ciò che io percepisco come una limitazione, non me lo impone nessuno di cambiare, ma è una decisione autonoma, e allora poi cerco di lavorare nel cambiamento dei miei gusti. Come questi gusti poi possono essere cambiati? Non sempre è possibile, ma ci sono, come dire, tutte le volte in cui noi cerchiamo di apprendere abitudini che riteniamo sane, ad esempio appunto nell'alimentazione, nel comportamento, insomma, nello sport, nel comportamento con gli altri, dobbiamo fare inizialmente uno sforzo, cercare di imitare gli altri, ecco che di nuovo torna l'imitazione, prendere dei modelli, forse fingere anche di essere cambiati, in questa finzione forse pian piano poi i nostri atteggiamenti interiori cambiano. E nel libro poi elenco diverse strategie di questo tipo che poi la letteratura sia filosofica, per esempio nello stoicismo o psicologica, hanno nel tempo elaborato di come le persone quotidianamente adottano strategie per modificare se stesse, per ottimizzarsi, con successo più o meno variabile, ovviamente, perché non sempre poi siamo in grado di farlo. Si parla moltissimo di fake news, notizie false che però in qualche modo riescono a diventare virali e a creare mondi di verità parallele. Questo fenomeno quanto è causato dall'introduzione di internet nel mercato dell'informazione e del sapere? L'idea che noi suggeriamo nel nostro testo è che purtroppo c'è una naturale propensione a essere di parte nel nostro dialogo con gli altri, nella nostra anche percezione di ciò che riteniamo vero. Ovvero, quello che noi chiamiamo verità o conoscenza è l'idea di un sapere oggettivo presso cui noi abbiamo una visione distaccata, ovvero noi apprendiamo conoscenza al di là delle nostre inclinazioni, dei nostri desideri, delle nostre preferenze. E uno scienziato lavora effettivamente così, magari uno scienziato può essere molto innamorato di una sua teoria, di una sua ipotesi, però se è un vero scienziato dovrebbe verificare questa teoria, questa sua ipotesi e rigettarla, rifiutarla se vede che il suo esperimento, i dati che raccoglie non la confermano. Però la nostra natura è esattamente opposta, cioè noi tendiamo a cercare di confermare una verità, a vedere una verità in base al nostro desiderio, cioè in base a come noi vorremmo che la verità fosse. Per cui quello che noi suggeriamo è che c'è una tendenziosità naturale nell'essere umano. Questo, come dire, va al di là poi di discussioni attuali di natura politica, destra o sinistra. In realtà è una tendenziosità che tutti hanno. Ovvero non siamo mai neutrali nei confronti delle informazioni, ma tendiamo abbastanza a considerarle vere nel momento, automaticamente vere nel momento in cui vanno nella direzione del nostro atteggiamento ideologico o personale. E invece tendiamo a essere più critici o scettici oppure rifiutiamo direttamente se questi invece contraddicono le nostre posizioni. E questo non è, come dire, la caratteristica di soggetti ignoranti o estremisti, come si tende spesso a dire in maniera semplicistica, ma è qualcosa che ci caratterizza tutti quanti. Allora, di nuovo, lì la questione è sempre la capacità di esercitare una sorta di sguardo critico su se stessi, cioè di rimettersi anche in discussione e di mettersi in discussione anche con un vero dialogo con gli altri. Dato appunto il fatto che la nostra natura, però, di base è una natura tendenziosa, lasciando andare le cose co come sono, per esempio in una rete di comunicazione come quella contemporanea, dove la comunicazione
comunicazione è aperta e democratica e non filtrata, purtroppo si nota questa tendenza all'estremizzazione delle posizioni, quindi anche la semplificazione, cioè messaggi più diretti, più eccessivi, più semplificati, sono quelli che fanno maggiormente presa, sono anche quelli che si fanno sentire di più, facendosi sentire di più, attirando di più l'attenzione delle persone, tendono anche a modificare più direttamente gli atteggiamenti delle persone. Mentre invece le voci più moderate, più critiche, magari anche caratterizzate da dubbi, circostanziate, sono quelle che non riescono a far presa, perché non attirano la nostra attenzione. E quindi lasciando andare un ambiente di comunicazione non filtrata, non mediata, quello che si può dire è che la tendenza è verso un'estremizzazione, ad esempio di Breitbart, è un caso paradigmatico. Se ho capito bene, quindi per lei in un certo senso l'iperdemocratizzazione apparente di una comunicazione totalmente senza filtri non è un valore a prescindere dai risultati che porta. Ora, non si può dare risposte generali perché certo, dipende anche da caso a caso, però l'idea di un ambiente completamente democratico, nel senso anche di libero, è a mio parere analogo a uno stato di natura dove domina alla fine il più forte. Chi fa la voce più grossa, chi riesce a intimidire o comunque ad accaparrarsi il favore di più persone rispetto ad altri. Secondo me più importante ancora del discorso della democrazia fine a se stessa è lo sviluppo, lo sforzo di pensiero critico, perché chiaramente la democrazia, come si suol dire, è un pessimo sistema, ma è il migliore rispetto a tutti gli altri, ha avuto nella storia le sue degenerazioni, pensiamo che non so, la Germania nazista, il Partito Nazionale Socialista che viene votato poi dagli elettori nel 1933, non è che si debba seguire la maggioranza in quanto la maggioranza è un valore in sé, bisogna valutare anche per che cosa questa maggioranza decide. Quindi le questioni sono molto delicate e se la maggioranza decide che è lecito maltrattare o insultare, anche su un piano di pura comunicazione sui social media, una minoranza ad esempio, io non sono dell'opinione che il fatto che si tratti di una maggioranza legittimi questo comportamento, cioè ci sono valori di base che vanno al di là di un discorso puramente maggioritario, nel senso democratico in questo caso. Siamo arrivati così al grandissimo tema della libertà d'espressione. Dal suo punto di vista, dov'è il punto dal quale è necessario tracciare un limite ed introdurre dei filtri? È difficilissimo questo dibattito. Un punto cruciale su cui è difficile dare una risposta definitiva è classico dibattito tra libertà di parola e diffamazione e violenza verbale nei confronti di altre persone. Penso che una linea si possa tracciare sul piano della capacità di mantenere un dibattito di natura critica, basata su contenuti, riflessiva, dove io posso anche prendere posizioni, potremmo dire, radicali, però finalizzata ad esprimere queste posizioni, non finalizzata a ferire l'altro, ad aggredirlo. Per cui la libertà di parola non mi deve giustificare la possibilità, la libertà di insultare, ad esempio, perché l'insulto, per definizione, non è elemento di dibattito, non è elemento di riflessione o di scambio di idee. La necessità sarebbe quella di stabilire un codice etico, un galateo della comunicazione critica, con delle regole chiare che definiscono quando stiamo discutendo e argomentando e quando stiamo semplicemente aggredendo o insultando, e nel momento in cui riusciamo a definire, cosa non facile, queste regole, allora siamo liberi, allora possiamo veramente, come dire, non ci devono essere tabù, possiamo anche liberamente parlare di idee che sono anche altamente contrapposte nel momento in cui le parole non sono finalizzate a ferire o urtare altre persone o stigmatizzarle o sostanzialmente anche cambiarne la percezione negli occhi della popolazione, disumanizzandole ad esempio, come è avvenuto in passato più volte. Secondo me questo è un punto eccellente per chiudere la nostra conversazione e la ringrazio per aver partecipato a questo podcast. Grazie a lei per avermi invitato.